Ciao a tutti, come state? Allora, faccio questo video innanzitutto per ringraziare quelle mamme, quei soprattutto mamme e quei genitori che mi hanno scritto per mail o su Facebook o su Instagram, mi hanno scritto dicendomi che mi seguono da anni e che sono tra virgolette una speranza per loro e per il proprio bambino o bambina a cui hanno diagnosticato la sindrome di Noonan. Il problema è che questa sindrome è davvero rognosa perché io ad esempio l'ho scoperta da sola. Nonostante io avessi tante, chiamiamole, paranoie sulla mia fisicità, io già da piccola mi vedevo diversa dalle altre e ero consapevole, sapevo che avevo troppi problemi di salute e dicevo, ci sarà una causa per tutto questo, perché le mie coetanee avevano un problema, due problemi, ok, ma in tutto il corpo. E così tanto, così spesso, mi ammalavo spesso, ero chiusa in una campana di vetro, mi tenevano chiusa in una campana di vetro, non ho vissuto la mia infanzia, l'ho vissuta in mezzo alla campagna con gli animaletti, all'asilo non ci volevo stare, scappavo, sono scappata veramente dalle suore. Dalle medie alle elementari, già il bullismo, le prese in giro, non capendo il motivo perché tua mamma che ti cerca di proteggere, cosa da un lato comprensibile, ma dall'altro in questo caso sbagliata, perché io consiglio sempre ai genitori di dire la verità subito ai bambini, non nascondetegli niente, perché poi se gli nascondete qualcosa e li trattate come delle bambole di vetro o di cristallo, chiusi nella loro, perché ho paura che si faccia male, perché no, lasciateli vivere, se si fa male pazienza, tanto si fa male lo stesso, tanto io a casa o fuori o facendo io la vista la perdo, il cuore si ammala, gli ematomi, le emorragie accadono. Ovviamente non fate fare ai vostri figli uno stile di vita come il mio, che io da una vita chiusa in una campana di vetro sono passata per non vendicarmi, ma per come rivincita e per cercare di capire certe persone, certi familiari, perché io ancora adesso penso ai miei familiari a riprendere i contatti, ma ho paura perché li capisco, magari i rimorsi, i risentimenti, le cose vecchie, le mentalità diverse. Ed io capisco per questo rispetto e sto alla larga anche se ho bisogno di aiuto, ma ho paura, ecco. E tralasciando questa mia situazione particolare, familiare, dicevamo, dalla campana di vetro dell'infanzia e dell'adolescenza sono passata ad andare alle feste, stare via 3 giorni, all'inizio senza fare uso di sostanze, proprio per la voglia di sfogarmi che avevo di andare a ballare, di fare amicizie, era quella la mia droga, la voglia di creare, parlare, creare una famiglia nuova,
Che poi alla fine tutta quella famiglia è un'illusione perché il mondo dei rave e delle feste ti illudono sul fatto della condivisione di tutto quanto, del siamo tutti fratelli, solo perché sono degli approfittatori tossici e ne approfittano anche delle sigarette, dell'acqua, di tutto, ogni cosa. Poi quando ne esci fuori della situazione, perché per uscire da un certo tipo tossico di vita, di dipendenze, devi completamente cambiare persone, stare a casa, magari andare in comunità, se hai dipendenze, ma non è stato il mio caso, dipendenze molto grandi, problemi più magari sei figli o cose più gravi, ecco, delle mie. Ho ricevuto addirittura delle mail da estere, da una signora dell'India, mi sembra, che mi parlava in inglese ed io non so come faccio a capirmi, metterei i sottotitoli ai miei video. Non ne ho idea. E per quanto riguarda il lavoro, qui in Italia almeno io mi vergogno. Mi vergogno perché allora io ho da anni cioè pensavo già al mio futuro. Sapevo che la situazione di salute peggiorava. Quindi abito a Rovigo da dicembre 2019 e tanti mi hanno detto che sono pazza a venire ad abitare qua. E invece io mi ripeto ogni giorno che ho fatto bene, perché non è come Padova che devo vendere un rene e la vita è molto più frenetica e molto più difficile anche per me che soffro di attacchi di panico, ansia. Non prendo mezzi, non riesco a prendere mezzi di trasporto, giro a piedi ovunque, Rovigo è facile da girare a piedi, cammino un sacco, poi ci sono i taxi, se ho la possibilità di pagarli, insomma prendo il taxi. Sì, io per il momento ho ancora la patente, ma sto pensando veramente di dare un taglio perché ho il rinnovo annuale e ogni anno devo fare delle visite e prenotare delle visite che non siano più, che non superino i 3 mesi, cioè che le abbia fatte il giorno quando vado là alla commissione. E devono essere massimo di 3 mesi prima le visite, quindi io devo farmi tutti i conti delle prenotazioni e pagare un sacco di bollettini, poi il pensiero della macchina, adesso che c'è stato un mese fa l'allagamento, è allagata, ho praticamente la macchina poverina che sa da chioggia, tra poco vado a pescare dentro, ci saranno le cozze. Sapete, l'acqua piovana e di fogna non è che sia tutto questo spettacolo e sta profumazione. Ecco. Comunque, in questo periodo penso di capire cos'è davvero la depressione. La depressione è non aver voglia di vedere nessuno, dormire tanto, anche se non hai sonno, tu dormi e vorresti dormire 20 ore, 3 giorni, una settimana e svegliarti quando la situazione è migliore, come per magia, no? Mi sforzo ad uscire, perché insomma, se fossi da sola o se fossi miliardaria, insomma, se avessi
la possibilità economica, ordinerei tutto a domicilio, farei tante cose, porterei l'estetista qui, i dottori qui, ma no, non è il mio caso, quindi devo uscire per forza. Prima o poi dovrò prendermi un tapis roulant, così almeno cammino in casa e fuori con 38 gradi percepiti 800, non riesco ad andare a camminare, a muovermi un po'. Faccio degli esercizi in casa, anche soprattutto dopo l'operazione, l'isterectomia, che vedo cambiare il mio corpo nella fascia qui, no? Gli addominali più bassi, e praticamente vedo l'accumulo di ciccia e io rimpiango il mio corpo di qualche anno fa, che ricordo, non so come io abbia fatto a dimagrire, forse un'idea ce l'ho, ma non è stato per quello, perché già dopo l'operazione, insomma, per dimagrire devi patire la fame, punto. Basta, questo è inutile. Non giriamoci tanto attorno. Poi, per riguardo al lavoro, sono arrabbiata e vergognata perché ancora dall'anno scorso e l'anno prima vado avanti a cercarlo, ma qui in città, perché ovviamente non posso spostarmi oltre, non riesco, e ho contattato il presidente proprio delle categorie protette. E mi ha detto che c'è una crisi del lavoro per le categorie protette. Quindi le persone in difficoltà come devono fare? Guarda, c'ho la gocciolina. Sono appena svegliata. L'anno scorso ho provato a lavorare in un'azienda in cui dovevo fare l'impiegata. Quindi pensavo fosse come il mio lavoro di 4-5 anni fa, e invece no, era un ufficio dentro un magazzino dove viveva la disorganizzazione più completa, ed io che sono una malata di controllo, andavo via di testa, cioè mi ammalavo ancora di più. Gli spogliatoi erano freddi, gli uffici erano freddi o caldi, c'erano degli sbalzi di temperatura, lo sporco, e le mie difese immunitarie non ce l'hanno fatta, e dopo 2 settimane ho fatto 2 settimane a casa ammalata, ma di un catarro che non finiva più. E poi mi hanno, tra virgolette, costretta a licenziarmi, perché loro mi hanno fatto intendere che colpifero, che mi licenziano, e quindi io anche ci provo, ma il mio fisico non ce la fa. Come con i video, le cam, io cerco di far qualcosa, ma c'è talmente tanta gente adesso, che tante ragazze che lo fanno. E a proposito di questo, con, tra virgolette, le consulenze, no, che mi chiedono: Cristina, vorrei iniziare a fare certe cose in certi siti, a fare le consulenze mi trovo bene. E anche non solo per le ragazze, ma anche sì, ragazzi, ma anche a chi ha una propria azienda, un proprio negozio, vuole un attimo pubblicizzarlo, eccomi qua a dare una mano, dei piccoli trucchetti su come fare, come organizzarsi al meglio. In questo periodo i manga e gli anime mi stanno aiutando tanto.
ma proprio tanto. Per il discorso motivazionale e per proprio impegnare la mente a pensare, ad immedesimarmi in loro, aiutano tanto. Purtroppo quando si passa da, non so, l'infanzia che l'hai vissuta male, adolescenza che non si sa cos'era, passi all'età adulta e ad andare a convivere quando hai 20 anni, che poi dici quanto tempo devo recuperare della mia vita? Devo recuperare tutta la mia infanzia, tutte le cose che facevano i bambini, i ragazzi normali, che io non ho potuto fare per tante motivazioni. Per questo tanta gente mi giudica nei modi. Cresce una persona particolare, eccomi qua, e la gente non sta lì a pensare, questa qua ha vissuto delle cose particolari, delle situazioni particolari. No, non penso di essere io la persona che pensa questo per gli altri. Se io vedo una persona strana, una persona un po' come me, no? Dico chissà quanto avrà sofferto. Da questa cosa, Madonna, sembra un esame di maturità che devi fare tutti i collegamenti dagli argomenti, no? Tutte le materie. Quando ho sofferto tanto un mese fa per l'operazione, per il dolore che non pensavo esistesse, un dolore ancora più grande. Di questo ho detto basta, non ne posso più. Sapete, negli anime, nei film, ci sono i cattivi, i villain, che nella maggior parte dei casi erano persone buone, così tanto buone, ed hanno sofferto così tanto che si sono rotti le palline e sono diventati degli stronzoni giganteschi. E poi quando il buono, no, l'eroe li uccide, alcuni si rendono conto, piangono, no? Si rendono conto che quell'odio, quel dolore che si è trasformato in odio, in risentimento, in voglia di vendicarsi, potevano trasformarlo in una cosa positiva, nel non faccio lo stronzo, ma aiuto le persone a non rovinarsi la vita, a raccontare la mia vita o ad aiutare a capire, a consolare, a supportare, fare qualcosa per cui valga la pena. Basta perché adesso piango. Quindi, ecco, questa è la mia situazione. Sono tanto stanca del dolore, proprio tanto. E l'ho detto ad una mia amica che mi segue anche qui nei miei video, ho detto ho paura di diventare una grande stronza, ma proprio di quelle che se avessi un'arma, se avessi una katana, andrei fuori e farei del male perché la vita è ingiusta, perché a me. Perché devo subire tutto questo nonostante io non ho voluto nascere io così? Comunque il mio intento era in certe situazioni fare del bene ed ho ricevuto solo porte in faccia e pugni in faccia e coltelli, non coltelli, ma katane dietro alle spalle. Bene. Quindi, parliamone, no?
un po' più col sorriso sollevati, come se fosse il pane quotidiano, che tanto siamo abituati a parlare di tutte queste situazioni aspre, difficoltose da raccontare, ma noi ci siamo abituati e ne parliamo come fosse cosa mangiamo oggi. Niente perché sono a dieta. Perché per essere a dieta e per dimagrire bisogna patire la fame. Questo è tutto, basta. Volevo solo dirvi questo.